Che sta di a Bethesda? Quest'anno abbiamo lavorato molto su Fallout 76, incluso il più grosso aggiornamento gratuito creato finora, Wastelander. Siamo orgogliosi di come Wastelander stia venendo, ma ci vorrà ancora più tempo prima che diventi l'aggiornamento migliore possibile. Quindi vogliamo rimandare la sua pubblicazione il primo trimestre del prossimo anno? Bene sì ragazzi, avete capito bene, dentro di me ci sono gli orchetti incazzati fragili, cioè nel senso c'ho la rabbia, quella proprio vera, la rabbia più totale, non ci posso credere, raga. Il nostro più incubo, più recondito si è avverato e niente, hanno rimandato Wastelander. C'è poco da fare ragazzi, non ci resta che aspettare gli NPC ancora. Dovevano arrivare all'incirca, pensavamo, non era proprio certo, però si pensava intorno a novembre. E invece niente ragazzi, è rimandato al primo trimestre del prossimo anno, quindi i primi mesi del 2020, combacerà anche con l'arrivo del public test server, quindi molto probabilmente almeno avremo forse la sicurezza, anche perché loro hanno detto che vogliono migliorare le loro meccaniche di lavorazione per arrivare allo standard qualitativo che noi ci aspettiamo. Fondamentalmente significa non vogliamo più fare i giochi di merda che escono e non funzionano. Questo vale anche per il nostro, per il DLC che sta arrivando, quindi vuol dire che vogliono impegnarsi di più e far uscire un gioco funzionante, avere la certezza che funzioni. Comunque, visto che ci faranno aspettare fino ai primi mesi del prossimo anno, spero che almeno non ci siano problemi. Ragazzi, non tutto è perduto, perché c'è anche una bella notizia: in settimana arriveranno i mondi privati. Che questo cosa significa? È la cosa più vicina al single player che potrete mai ottenere in Fallout 76. Quindi tutti quelli che chiedono, ma almeno è single player, l'hanno aggiunto il single player, forse in settimana arriverà qualcosa che vi farà felici, perché con la possibilità di mettere i mondi, il mondo privato, potremo giocare soltanto con i nostri amici, e in futuro dicono che aggiungeranno anche delle featuring che ci permetteranno di modificare il nostro server, e questo probabilmente permetterà di mettere il server completamente privato e dare sfogo completo a tutta la nostra sociopatia totale da single player, da giocatore di ruolo abituato a giocare a un Fallout e quindi andare in giro per le lande desolate senza essere disturbato da nessuno. Anche se il gioco secondo me deve essere giocato almeno con altri tre giocatori, comunque tre amici, ti godi il mondo, non c'è il rischio che viene qualcuno a darti fastidio, per quanto ormai la modalità sopravvivenza è stata levata, quindi diciamo i rischi di essere infastidito nella modalità avventura non sono molti, però comunque adesso con la modalità, con il server privato, potremo addirittura fra un po' modificare completamente il mondo a nostro piacimento, quindi potremo cambiare sia le meccaniche di gioco che siano nel PvP oppure nella costruzione, magari potremo aumentare i limiti, come potremo anche diminuire la spesa del costo dei materiali. Avevano proprio detto che potevamo modificare l'universo di gioco nei nostri server privati a nostro piacimento, quindi magari aumentare anche il respawn dei mostri, quindi centinaia e centinaia di bestie ardenti, un sacco di roba, raga. Per quanto, soprattutto, la cosa maggiore che apre il via voglio proprio sognare, ragazzi, la cosa che aspetto di più sono le mod, e molto probabilmente sembra che arriveranno anche queste nel primo trimestre del prossimo anno, e probabilmente proprio nei server privati potremo aggiungere mod create dai giocatori, e quindi il gioco a quel punto diventerebbe infinito, un po' come i vecchi Fallout, perché alla fine era quello il particolare, una delle cose più fighe, perché il gioco, anche se era uscito da anni, i giocatori stessi potevano inventarsi storie, aggiungere luoghi, aggiungere posti, creare magari, che ne so, un labirinto gigante, non lo so, regà, le possibilità sono infinite. Già qualcuno ha creato dei labirinti con i semplici camp, ma immaginatevi con una mod che si potrebbe creare magari dei dungeon pieni di indovinelli o di Deathclaw che escono da dietro gli armadi, cioè le possibilità, ragazzi, sono infinite e credo che ci potremmo davvero divertire, soprattutto per chi gioca da PC. Quanto ci siamo divertiti con le mod, ragazzi, nei vecchi Fallout, immaginatevelo comunque a godersele in multiplayer, magari con Godzilla potrete venirmi a dare una mano, finalmente riusciremo probabilmente a distruggerlo. Anche se credo sia difficile aggiungere questo tipo di mod, sicuramente su PS4 sarà impossibile, però magari per chi gioca da PC spero aggiungano la possibilità di aggiungere mod esterne anche al Creation Club, anche se la vedo molto dura. E niente ragazzi, nella tragedia poco male, cioè nel senso arriveranno questi server privati, spero che riusciranno a testare questo DLC al meglio prima che esca finalmente e che facciano uscire
il gioco che funziona, perché comunque questo sarà un DLC mastodontico, ne abbiamo già parlato, trovate qui in alto a destra, ci saranno una marea di contenuti aggiuntivi gratuiti che porteranno fondamentalmente al gioco a quello che doveva essere, cioè un solito Fallout con una storia piena di lore, quello che già c'era, la lore non è mai mancata, però comunque l'interazione con gli NPC, la voglia di difenderli, la voglia di ucciderli che ci contraddistingue tra giocatori, ci ritroveremo comunque in multiplayer, ne abbiamo già parlato, qui in alto a destra trovate il link, soltanto che adesso abbiamo anche queste nuove immagini, quindi possiamo, diciamo, sbirciare qualcosa di più su questo DLC. Innanzitutto vediamo che il colosso Wendigo, ahimè, si farà accompagnare dalla scorta di altri Wendigo, quindi di male in peggio. Già un bestione di suo, quindi c'ha pure la scorta. Poi c'è questo personaggio misterioso che sembra chiamarsi Meg e sarà un membro dei Rider. Da questa inquadratura sembrerebbe pure che nel dialogo si potranno fare comunque discorsi multipli con più di un personaggio nello stesso momento. Poi c'è Duchessa che a vederla così sembrerebbe un commerciante, ma da varie holotape e missioni che si trovano nel corso di Fallout 76 c'era un personaggio che si chiamava Duchessa, era a capo di un gruppo di predoni, quindi potrebbe essere il capo dei predoni. Poi c'è un'immagine molto enigmatica di un abitante del Volte che fa strada a due personaggi per una meta ignota. Questi due personaggi non si sa bene chi sono e probabilmente potrebbero essere o i leader delle varie bande oppure un gruppo di predoni, e quella è la base dei predoni, visto che è l'unica che non conosciamo nella mappa di Fallout 76, dato che sappiamo che quella dei sopravvissuti sarà nel cratere del satellite precipitato. E quindi, andando per esclusione, penso che questa sarà la base dei predoni, visto che il satellite precipitato sappiamo già, l'abbiamo già visto sul trailer, sappiamo già che sarà la base dei sopravvissuti che dovremo difendere dai predoni. Quindi praticamente questo DLC dividerà i giocatori in due, tra chi si alleerà con i buoni e chi si alleerà con i cattivi. Comunque ragazzi, nella tragedia dico, ammetto che io sono propositivo, speriamo vada tutto bene, che questo tempo che si stanno prendendo in più aiuterà. Poi vabbè, si sa ragazzi, io sono un po' scemo e tendo a essere propositivo, però poi ci rimango male, quindi speriamo bene, ma non sono sicuro. Non lo so, molti mi criticano perché io parlo ancora di questo gioco, ragazzi, ma a me fondamentalmente piace. Molti mi dicono, Marco sei tanto simpatico, ma non capisco perché hai così pochi follower. Ragazzi, fondamentalmente il problema è che parlo proprio di questo gioco, quindi non mi si può dire che io lo faccio per soldi, perché se volevo farlo per soldi avrei parlato di Fortnite. Ragazzi, io parlo di questo gioco non perché mi pagano, perché se dovessero pagare qualcuno non pagherebbero me, che ho sempre parlato di questo gioco gratuitamente perché mi piacciono, mi sono sempre piaciuti tutti i Fallout, non per la grafica ma perché a livello narrativo e a livello di proprio umano, a me io ho sempre amato il concetto di post apocalisse, mi è sempre piaciuto, sono sempre stato affascinato da questo tipo di mondo ambientato, dei tanti mondi che esistono, ma soprattutto quello di Fallout ambientato in un universo atom punk. Anche se la grafica non è il top, non è la migliore grafica, a me a livello narrativo e di lore mi ha sempre appassionato in una maniera assurda. Quindi è una cosa anche personale, sarò un fanboy, ma a me piace. Poi se uno ci inizia a giocare e non sa nulla della storia, non hai alcuna possibilità di godere appieno del titolo, perché è pieno zeppo di momenti fanservice legato a personaggi storici di Fallout che a molti di noi ci ha fatto venire i brividi. Tanti momenti di Fallout 76, visto che è ambientato prima di tutti i vecchi Fallout e noi che conosciamo la storia, per noi sentire la voce di Roger Maxon e rientrare nella confraternita d'acciaio oppure parlare con Modus e entrare nell'enclave era qualcosa di grandioso, mentre magari per tanti giocatori che non sapevano neanche chi sono queste persone non ha alcun significato. Chi è questa persona? Scusate, Cioè, ma, cioè, come cazzo ha fatto entrare questo? Io consiglio di giocare i capitoli precedenti, perché anche se non hanno la migliore grafica della storia, saranno un'esperienza narrativa che è qualcosa di assurdo. Fallout 1, Fallout 2, Fallout 3, capolavori dell'universo videoludico che non tutti hanno avuto la fortuna di provare, io vi consiglio ragazzi di provarli assolutamente. Ok ragazzi, con questo è tutto, nel prossimo video parleremo di altri argomenti, visto che voglio anche un po' rispondere alle critiche delle persone che dicono che parlo troppo di Fallout 76. Nel prossimo video parleremo anche di altri temi, tra cui l'andamento di Twitch e quanto questo possa infierire nelle vendite, come magari adesso che Destiny 2 è ritornato in free to play alla grande e sta conquistando le vette di Twitch, ma un gioco come Borderlands 3, facciamo, che è uscito da poco,
si ritrova piano piano a scendere sempre di più nel dimenticatoio, anche se è un gran gioco. Ma quanto può infierire l'andamento di Twitch nelle vendite? Cioè, nel senso, quanto può essere incisivo il fatto che non si è più tra i primi 10 giochi di Twitch? Poi ci sono delle indiscrezioni sulla PS5, la sua ambigua forma. Andremo a vedere se è veramente questa la forma che avrà la nostra PS5 in futuro o se è soltanto una fake news. Ci saranno notizie su niente po' di meno che GTA 6, ragazzi, quindi tenetevi forte perché sono trapelate queste immagini, non si sa se sono vere o in fake, ma tutti già stanno parlando di Vice City. C'è anche uno youtuber che ha detto che guiderà per tutta San Andreas finché non uscirà GTA 6 e lo sta facendo e sta avendo anche molto successo. Capito a che pro, e probabilmente chi lo capirà saprà anche il senso della vita. Comunque ragazzi, grazie per aver seguito il video fino qui, ricordatevi di seguirmi su Twitch e su Instagram, vi lascio il link in descrizione e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!